Pace e bene, bentornati. Oggi, 18 luglio, ricordiamo San Federico. Ascoltiamo. Nipote del re dei Frisi, Radbodo, fu ordinato prete della diocesi di Utrecht e fu incaricato dell'educazione dei catecumeni. Succedette nell'episcopato al vescovo Ricfrido dall'820 circa alla morte e si occupò del completamento dell'evangelizzazione dei Frisi. Secondo una tradizione, fu assassinato mentre celebrava la messa dai sicari dell'imperatrice Giuditta di Baviera, di cui aveva pubblicamente condannato i costumi. Per altri, invece, fu ucciso dai pagani dell'isola neozelandese di Walcheren, che si opponevano alla sua missione, e per questo venerato come martire. Tra i primi incarichi che San Federico ebbe fu quello della cura e della preparazione dei catecumeni. Chi erano i catecumeni? Erano gli adulti che si stavano preparando al battesimo e che quindi dovevano essere introdotti pian piano nella conoscenza del Cristo e delle verità della fede che avrebbero dovuto pian piano assaggiare e delle quali poi innamorarsi. Adesso tutto ciò è molto raro perché sono pochi gli adulti che chiedono di battezzarsi o comunque sono meno dei bambini ai quali viene fatto il dono del battesimo da parte dei genitori. Però non vuol dire che poi tutto ciò debba finire, forse questo catecumenato va un pochino riscoperto. Quanto siamo impegnati noi a far conoscere le verità della fede, soprattutto ai più piccini, che magari abbiamo fatto battezzare, però forse poi, dopo quel gesto, la fede pare sia stata dimenticata. Ricordiamoci che è buono stimolare sempre i bambini e forse parlargli del loro battesimo, dicendogli: senti, ma sai che tu sei stato battezzato? Sai che cosa significa questo? Sai che cosa hai ricevuto? E forse siamo proprio noi i primi a dover un attimo andare a ripassare che cosa sia il battesimo e che cambiamento produca nell'anima. Non è un cambiamento da poco e io non ve lo dico adesso perché vi invito ad andarlo a riscoprire. E allora ci affidiamo proprio all'intercessione di San Federico affinché riaccenda un po' la fiamma della curiosità verso la nostra stessa fede, affinché possiamo trasmetterla agli altri, soprattutto ai più piccini. San Federico, prega per noi.